Arte astratta. Un nobile frutto dell'ingegno umano, come tanti dicono, o una presa per i fondelli, come tutti sospettano? Ci si è spesso posti questo interrogativo nella storia della critica artistica e ci si è domandati se l'arte astratta sia veramente degna di tale nome, arte. L'arte consta di una tecnica e questa è parte fondamentale del suo essere. Come si può dunque chiamare arte qualcosa che non possiede una tecnica? Beh, oggi si tende addirittura a considerare l'arte astratta una sublimazione della vecchia e desueta arte raffigurativa. Ma, come oggi intendo dimostrarvi, chiunque, letteralmente chiunque, può produrre dell'arte astratta, e non c'è nessuna differenza fra ciò che potrei fare, boh, io, e quello che hanno fatto tutti i Pollock di questo mondo. Allora, io non so disegnare. Io sono decisamente pessimo a fare raffigurazioni credibili, verosimili, realistiche, belle, di soggetti reali. Come potete vedere, facciamo un disegno a caso, un tavolino, un libro del tutto sproporzionato, una figura umana dalle forme assurde, diciamocelo, per non parlare delle proporzioni, quando per di più non si sanno neanche disegnare i capelli, li si trasforma in un cappuccio, si aggiunge un mantello. Ma ecco che arriviamo al passaggio magico. Prendiamo le linee più astruse e interessanti di questa composizione simil-verosimile fatta male, ripassiamo solo quelle. Vedremo che emerge dal disegno più tradizionale, raffigurativo, emerge una strana trama fatta di simboli, di linee sconclusionate, prive di un'organicità, prive di un senso. Ecco però che passandoci sopra una carta da lucido e ripassando solo quelle, si ottiene qualcosa di più interessante, qualcosa che può già sembrare astratto. Chi se ne frega del disegno di partenza? Prendiamoci solo i punti interessanti. Li spostiamo su un'altra foglia e voilà, abbiamo una serie di soggetti astratti. Ora basterà legarli tra di loro con una serie di schizzi, pasticci, scarabocchi, altrettanto insensati quanto essi stessi sono, nel mezzo. Vedete, queste linee non hanno un senso, non hanno una disposizione geometrica, non hanno un significato, non hanno un motivo d'esserci. Ma ciò non importa, stiamo facendo arte astratta e chiunque può. Che strumenti sto usando? Bah! Un pennarello, una matita del supermercato, un indelebile ad alcol, ma quando mai? Eppure, vedrete alla fine che ciò che ho prodotto, chiaramente, è simile a qualunque altro dipinto astratto, perché l'arte astratta può farla davvero, davvero chiunque. Aggiungiamo simboli a caso soprattutto sui contorni in modo da dare una forma delimitata, possibilmente rettangolare, da buon quadro, no? Alla nostra raffigurazione aggiungiamo puntini, intrecci, noduli, nodi, vie, curve, dritte, un po' di tutto, senza un particolare criterio. Tutt'al più curiamo un pochettino la densità delle immagini, facciamo sì che non ci siano buchi, ecco. Ma al di là di quello non ha nessuna importanza cosa facciamo, che sia uno scarabocchio, una linea tracciata a caso. Tutto è arte astratta, persino ciò che faccio io.